che ricordo ha? Beh, come attore ho il ricordo di quella cinematografia meravigliosa che ci ha ancora e maggiormente connotato nel mondo, cioè dopo la grande stagione del neorealismo, del cinema, della commedia italiana, i generi, perché cominciarono i generi, quelli che si chiamano i generi. Lo so che non è ben preparato in questa questione, però c'è stato un momento in cui il western, come i film musicali, come i film di guerra, come, cioè, hanno riaperto la capacità di fare i generi al cinema. I generi sono un prodotto che oggi dovrebbe essere sostituito, diciamo, dalla produzione televisiva, nel senso che incontravano un mercato decisamente internazionale. Io che ho avuto la possibilità di girare in tutto il mondo, dove sono andato, gli attori italiani che conoscevano, in una ipotetica classifica, i primi erano sempre Bud Spencer e Terence Hill, dalle Filippine all'Africa, al Sudafrica. E questo perché hanno sempre fatto una cinematografia facile da un certo punto di vista, difficile da costruire, perché poi sembrano, come al solito, un modo di dire un po' tutto italiano, sempre ad abbassare il livello, quei filmetti. Quelli erano film che avevano bisogno di una preparazione tecnico-organizzativa micidiale, e non a caso erano film che hanno retto in piedi la debolissima economia del cinema italiano, perché era cinema che veniva, e tuttora credo che si venda. Mi aspetto e mi immagino alla celebrazione dei prossimi Oscar che ci sarà un ricordo tra quelli che non ci sono più a Bud Spencer, perché in America sanno chi è Bud Spencer. Per Massimo Chini chi era?